Ci troviamo a Taranto in via Acclavio di fronte allo storico Palazzo Berardi. Sono in compagnia del dottor Francesco Pasculli. Una brutta storia quella di questo palazzo, dico brutta perché un palazzo storico è stato completamente sventrato, come si vede dalle immagini. All'interno è stata fatta tabula rasa, non è rimasto alcunché, c'è solo la facciata per ora, ora vedete completamente invisibile, nel senso che ci sono i vari lavori, ci sono le varie impalcature, quindi non è neanche fruibile alla vista al momento la facciata. Però tolta la facciata non c'è più niente del Palazzo Berardi. Sulla questione è intervenuto il Consiglio Comunale, illo tempore, la sovrintendenza. Noi, dottor Pasculli, abbiamo già denunciato circa un anno fa questa situazione. Che passi in avanti ci sono o indietro? Perché mi pare che i lavori siano anche fermi. Beh sì, in realtà dal nostro intervento, proprio in coincidenza con il nostro intervento più o meno di un anno fa, nel febbraio sempre del 2016, effettivamente i lavori si sono clamorosamente fermati. Cioè i lavori, il cantiere quindi è fermo. L'unica cosa, diciamo, in avanti che o indietro, sono stati effettuati recentemente dei carotaggi, o così come si vuol dire, le prove per il cemento armato, perché dovendo costruire un nuovo palazzo logicamente dovranno essere fatte delle fondamenta in cemento armato, vengono fatti quindi dei sondaggi, delle prove. Questi carotaggi si scava praticamente nel sottosuolo. Capiremo bene, dato che ci troviamo sull'antico piano di calpestio di Taranto, scavare qui e fare dei sondaggi in assenza di sorveglianza archeologica significa poter distruggere quello che noi troviamo nel sottosuolo, quindi la Magna Grecia. Quindi clamorosamente noi abbiamo un grosso danno, che è stato quello dell'abbattimento di questo palazzo storico della famiglia Berardi, e clamorosamente si continua a sbagliare, perché possiamo andare a distruggere quello che rimane dell'antica Taras. Noi approfondiremo l'argomento, prossimamente mi incontrerò anche con il soprintendente, il dottor Resta, proprio per capire che vita, che futuro deve avere questo Palazzo Berardi. E poi, in una città che deve puntare alla riscoperta del patrimonio archeologico, si possono fare lavori, si può scavare tranquillamente e impunemente, dico io, senza che vi sia un controllo adeguato? Sono dei quesiti che porrò proprio al soprintendente.